Buongiorno. Sedici mesi di vita su un camper. E sono cambiato. A volte anche in peggio. La mia aggressività è aumentata. Forse una sorta di autodifesa? Beh, può essere. Vi sto facendo il vlog con il motore acceso perché ho finito la bombola, quindi abbiate pazienza, sentirete. Non metterò musica, non farò tagli a questo video. Nessun taglio, nessuna musica. La strada ti cambia. La strada ti cambia a volte mica solo in bene. Certi full timer stranieri che fanno video meravigliosi, sicuramente li scrivono, li vedi con qualche milione di visualizzazione. I loro video meravigliosi sono tanti pezzi, tante giornate di video editing, ma la realtà è ben diversa. Mi sono sbagliato quando ho detto che vivere in camper è per tutti. Non è per tutti, è per chi ce la fa. O per chi ha l'esigenza di farlo, magari economica. Mi sono sbagliato. Io quando sbaglio lo ammetto. Ora mi sono fatto un giretto con l'amicina. Poverina ha bisogno. Mi sta sempre attaccata. È molto affettuosa. Molto affettuosa. Diventa il tuo mondo. YouTube mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Adesso però mi sto rendendo conto che ho bisogno di centrarmi sull'obiettivo. Centrarmi sull'obiettivo non vuol dire che non farò più video. Anzi, probabilmente li farò un po' diversamente rispetto al solito. Quindi il messaggio che vi voglio dare con questo semplice video dei 16 mesi che mi hanno indurito e non sempre nel bene è che quello che vedrete da ora in poi sarà completamente diverso. Sì. I video che vedrete da ora in poi non saranno più gli stessi che avete visto fino ad oggi. Questa è una mia decisione perché ho la necessità di fare questa cosa. Tutto questo è arrivato da un momento che è stato stamattina, un momento che mi ha portato a pensare che probabilmente sto sbagliando, probabilmente sto sbagliando perché tante volte alla gente non piace sentire tutta la verità,
È così. Avete provato a guardare un canale di qualcuno che parla di depressione? Sicuramente dopo i primi 30 secondi o meno andrete su un altro canale. Quindi anche i reality in realtà non sono reali. So che sembra un gioco di parole, ma non è proprio così. Comunque, questo è quanto. Buona giornata.